Salve a tutti da Francesco e oggi parliamo di valutazione ovviamente ognuno di questi video è finalizzato sia per avere un'ottima preparazione per affrontare al meglio il concorso. Mettiamo i concorsi, che sono più di uno, sia perché ogni docente come me ha il compito di aggiornamento. Quindi noi dobbiamo sempre aggiornarci per essere poi sempre capaci di farci trovare preparati a tutti i tipi di cambiamento. E nella scuola, negli ultimi anni ce ne sono, vi assicuro, parecchi. Allora, per valutazione, essenzialmente più delle volte si sottende la valutazione didattica, sia una valutazione prettamente che apprezza i processi e gli esiti dell'apprendimento. Processi ed esiti di apprendimento della materia. Quindi ovviamente la valutazione della didattica è solo una parte della valutazione dello studente, perché sicuramente questo elemento ve lo dico perché ve lo dovete ricordare, è fondamentale. Sicuramente per ogni studente, chiamiamolo S10, punto di partenza, è fondamentale da dove si parte a dove si arriva, posizione finale. Uso qualcosa che i fisici comprendono. Cioè, anche se uno studente parte ad esempio da 3 e arriva a 5, probabilmente il 6 può essere meritato. Viceversa, vi faccio un altro esempio: se uno studente parte da 6 e arriva a 5, qui ci si potrebbe pensare un pochettino di più. Perché? Perché all'interno poi della valutazione finale dello studente è fondamentale tenere in considerazione i progressi, soprattutto se sono studenti che si prendono per il primo anno, quindi sono studenti delle classi prime, oppure se sono studenti che hanno cambiato docente e hanno attraversato dei periodi di difficoltà e quindi stanno facendo di tutto, dimostrando di tutto per migliorare. Quindi cominciare dall'atteggiamento in classe, cominciare dal favorire la lezione, non disturbare, fare domande pertinenti, essere educati e rispettosi. Ovviamente tutti questi elementi non rientrano nella valutazione prettamente didattica, ma devono rientrare nella valutazione generale dello studente. Poi avviene una valutazione, ci può essere una valutazione dell'istituto che, come detto dalla frase stessa, è una valutazione che è in linea con il servizio scolastico erogato. Scolastico. Poi c'è una valutazione del sistema scuola che tiene conto dei macro indicatori di riferimento. Poi vi dirò meglio che cosa sono. In ogni caso,
Essendo ad oggi presente la scuola dell'autonomia, le scuole sono obbligate a fare una valutazione interna, ossia a fare una autovalutazione, che viene condotta sia da soggetti interni alla scuola, sia da soggetti esterni alla scuola, ed è finalizzata a testare il raggiungimento degli obiettivi definiti dal PTOF della scuola. Ovviamente, l'obiettivo della valutazione, uno degli obiettivi della valutazione è il miglioramento, ossia, per ritornare alla questione dove si parte e dove si arriva, ovviamente per capire dove si trova lo studente e la direzione che sta cercando di prendere lo studente, bisogna capire nel tempo, nell'istante presente, qual è la situazione dell'apprendimento, delle conoscenze, delle competenze dello studente stesso. Ovviamente, quindi, ci sono degli attori, dei protagonisti che sono ritenuti a valutare una volta gli studenti, una volta la scuola, una volta. Allora, essenzialmente gli studenti vengono valutati dai docenti, però c'è anche da dire che una valutazione a livello nazionale viene fatta attraverso la prova INVALSI, che è una valutazione sia della qualità dell'offerta formativa, quindi offerta formativa, sia è una valutazione a livello nazionale. Invece i docenti, nella valutazione della didattica, valutano gli apprendimenti e il comportamento dello studente, quindi apprendimento, comportamento. In realtà, negli INVALSI vengono anche valutate le conoscenze degli alunni. Anche il dirigente scolastico viene valutato attraverso i nuclei di valutazione. Con questo è tutto, vi auguro un buon continuamento di studio. A proposito, siccome relativamente alla parte della legislazione scolastica, della normativa sulla didattica, sui processi di valutazione, ci sarà bisogno sicuramente di fare più interventi attraverso dei video, questa volta voglio provare un altro metodo. Non voglio, diciamo, lasciar perdere parte prima, parte seconda, parte terza, parte quarta, perché è come se io vi obbligassi a seguire i video dal primo all'ultimo video. Allora, a questo punto, all'interno della descrizione del video e all'interno proprio del titolo del video, io metterò specificatamente, farò insomma, dei titoli molto più specifici, in maniera tale che voi saprete con molta più facilità ciò che andrete a vedere. Quindi, se vi interessa la valutazione, ovviamente, per esempio, un titolo che potrei darvi oggi, che potrei dare a quello che ho appena detto, è Introduzione alla valutazione, perché non ho parlato, non sono sceso nel dettaglio né nel parlare della valutazione didattica, né nel parlare della valutazione di istituto, né della valutazione del sistema scuola, né degli INVALSI. Quindi, ovviamente, questo video, che era sicuramente d'obbligo, me l'avete chiesto in tanti, è un video a carattere introduttivo. Vi saluto e vi ringrazio.